Oggi la mobilità sostenibile, in particolare quella elettrica, in Regione Emilia-Romagna fa un passo decisivo in avanti. Consegniamo 103 veicoli elettrici ai comuni del territorio, ma soprattutto possiamo contare su una rete di colonnine per la ricarica su tutto il territorio regionale che è fatta apposta per consentire la ricarica indipendentemente dal gestore di energia elettrica. Quindi una convenzione con Enel, ERA e IREN, in modo da consentire davvero la velocità e la ricarica a tutti. E poi convenzioni con i comuni per far sì che le auto elettriche possano girare anche nelle ZTL, nei centri storici, e possono parcheggiare gratuitamente. In legge di stabilità abbiamo stanziato 500.000 euro per consentire l'esenzione dal bollo per coloro che acquistano veicoli ibridi nel 2016, e poi ovviamente tutto il tema della mobilità sostenibile passa attraverso la legge sulla ciclopedonalità che faremo nel 2016, l'anticipazione del nuovo materiale rotabile che presenteremo con De Rio il 29 a Bologna, e ovviamente con tutta una serie di provvedimenti per la qualità dell'aria e della vita della nostra città. Tommaso, oggi non abbiamo mai Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno. Presento il Presidente della Regione. Lei è? Si ricordo di lei di averla già vista. È di circa una posizione così. Questa fornitura. Buongiorno. È arrivato. Veramente le tipologie del diritto sono tipologie municipali. Quindi sarebbero, se li avessimo messi tutte. Andiamo su in sala giunta? Sì, andiamo. Bene. A Palma Costi, in qualità ovviamente di assessore, che visto giù è una parte della flotta più complessiva, sono 103 mezzi elettrici, per parlare ovviamente la collega Costi, e assegnata ai comuni tecnici. La gara è stata suddivisa in 4 lotti, auto elettriche Costi, una gara vinta da iMoving SRL. E 80 km orari a un massimo di 150 km orari, e la seconda città è Parma con 18, la terza è Benedetto. Noi abbiamo fatto una gara unica regionale, tra l'altro con fondi europei, gestita ovviamente per la ricarica, arriveremo a 150. Attenzione, perché quando si parla di l'auto elettrica, però abbiamo una rete adeguata di propria auto elettrica indipendentemente dal per l'accesso ai centri storici, anche ZTL, e perché sull'elettrico c'è già una disciplina nazionale, abbiamo 2000 le bici incentivate. Vorrei sottolineare che lo stessa strategicità, noi l'abbiamo, una prima tappa di un progetto molto più ampio che prevede per la prossima, per le ricariche, sostenere come abbiamo fatto con incentivi, quindi con l'ultimo bilancio, le imprese rispetto a tutto il tema della mobilità elettrica, significa privata, quindi con l'assessore Donini abbiamo all'interno del nostro progetto che riguarda tutto il tema dell'azione proprio della mobilità all'interno delle città. Cesena e altri che non tutti conosco, ma
diciamo, c'è una condivisione piena dei territori senza del ministro, perché è il segnale di un convincimento che col governo sostegno alla mobilità. Tenete conto, lo sapete, che siamo la regione che ha speso un lavoro molto forte, soprattutto nella pianura padana, che morfologicamente è migliorata. Abbiamo avuto, sì, quella crisi, come ho detto, quel periodo, il problema si risolva completamente. Penso però che noi dobbiamo continuare a mettere in campo